Un'altra ricchezza del nostro territorio, mi riferisco al Museo degli Antichi Mestieri in Bicicletta. Ci troviamo a San Giorgio Ionico e ho al mio fianco il, dovremmo usare l'espressione già usata per il Museo Etnografico della Civiltà Contadina, il creatore, l'inventore, l'ideatore, il raccoglitore di 83 biciclette con le quali appunto venivano esercitati gli antichi mestieri, Pasquale Tripiedi. E allora Pasquale, la tua capacità di collezionare, di immortalare i tempi che furono, è eccezionale. Ah, ti ringrazio di questo dolce pensiero. Beh, bisogna dire che questo rappresenta un mondo legato prettamente a quella che era l'antica civiltà contadina, dove molti apprendisti dell'epoca, e ovviamente dopo un lungo apprendistato, se non si potevano permettere di aprire una bottega, beh, allestivano una bicicletta e quindi viaggiavano in lungo e in largo tutta la nostra penisola. E qui poi c'è anche da dire il genio italico, dove ha trasformato le biciclette nei modi più disparati per poter lavorare, per potersi guadagnare il pane. E ovviamente, vedendo queste biciclette, ci si rende conto di quanto sudore hanno, diciamo, versato i nostri avi per poter raggiungere ovviamente la motorizzazione moderna, dove poi negli anni 60, con l'avvento della motorizzazione per l'appunto, queste biciclette sono andate in pensione. E allora Pasquale, così mi rendo conto che vedere e parlare di 83 biciclette è una cosa davvero impegnativa, è un'impresa, però diciamo, ecco, le principali, quelle più significative, facciamo con te una bella carrellata. Beh, insomma, adesso camminando un po' in questo padiglione di circa 500 metri quadri, più di presentazione, diciamo. Sì, beh, è ovviamente il particolare, bisogna dirlo, che ogni bicicletta abbiamo scritto il tipo della bicicletta e poi il mestiere corrisponde. L'abbiamo scritto in inglese, giusto per dare insomma anche modo a chi viene da fuori, sia la versione italiana sia quella inglese. Inglese e ovviamente la provenienza. La data non è proprio da poterla dare, perché effettivamente però viaggiamo intorno dagli anni 20 agli anni 60, e questo è il lasso di tempo, un quarantennio in cui veramente queste biciclette diciamo hanno girato le borgate delle nostre città, delle nostre periferie, e dove andavano a portare un particolare, bisogna dirlo. Le biciclette non sono soltanto di mestieri, ma anche di professioni e anche ovviamente di commercianti. E allora Pasquale, incamminiamoci in questa sala 2. No, ecco, no, ce ne sono alcune, prego. Molto bella questa qua dello Speziaro, che vendeva le spezie. Le spezie, dove ci si può notare anche a fianco i tiretti con il nome delle spezie che c'erano dentro, quindi il bilancino e delle carte particolari che si facevano a mo' di carte, come si prendevano una volta i lupini, e si metteva appunto il pepe, l'alloro, la ruta e quant'altro serviva. Ovviamente dietro era montato anche un macina pepe e quant'altro, e quindi ci si lavorava, quindi questo era un aspetto artigianale e commerciale. Il cestaio, come l'abbiamo visto, il carbonaio, quando prima per riscaldarsi, ovviamente ci si andava a comprare il carbone, non c'erano le moderne comodità, il termosifone o quant'altro. Proseguendo avanti abbiamo questa bici che mi proviene da Segrate, ed era una bici in forza a una... È un'attività comunale ed era dello stradino giardiniere. Qui abbiamo la bici dello Straccivendolo che comprava diciamo a peso, infatti c'è anche la bilancia lì, diciamo gli stracci, e ovviamente qualche pezzo più unico lo appendeva. Una bici particolare, molto bella, è anche questa del merciaio ambulante. Bici che, dottore, le faccio sapere che sono andato anche a Roma a presentarle ai Fatti Vostri. Vi abbiamo visto con Magalli. Ecco, e quindi era una bici dove insomma ci si vendevano tutti gli oggetti da merceria ambulante. Bene, avviamoci allora in questa prima sala.
vedo dei paramenti sacri. Io vorrei stare, dottore, ore con lei, però so che sei oberato anche da altri impegni, quindi... I tempi televisivi sono... Andiamo velocemente perché è molto bella. Questa proviene dalla Sicilia, da Ragusa, e della bici del calzolai ambulante. Ecco, quando io parlavo prima nel Museo della Civiltà Contadina, vederla alla luce di una nuova imprenditoria, un giorno con degli amici abbiamo fatto una scommessa, ma così la voglio elencare velocemente. Dicevamo, se uno entrava con una bicicletta di queste in una piazza, sono convinto che si portava la sua giornatella di guadagno per potersi riparare o incollare scarpe. E poi vediamo i paramenti del curato di campagna, no? Curato, dove anche questa fu una bicicletta che è stata portata a Roma ai fatti vostri, molto bella, e dove poi davanti possiamo vedere anche l'ostensorio e quant'altro. Andando velocemente avanti, qui abbiamo anche un aspetto di quella che era la bici del Puparo, quindi un omaggio alla nostra Sicilia, dove i pupi erano un po' una produzione di quel territorio. Sopra abbiamo voluto internazionalizzare anche questo aspetto delle biciclette, abbiamo messo la bici maschile indiana, la bici femminile e un risciò molto bello anni 60. Andando avanti possiamo ammirare questa bici, che è la bici del setacciaio, questa è di provenienza quasi locale della nostra vicina Basilicata, della Lucania, dove è ovviamente un territorio molto, molto diciamo, predisposto alla produzione di legumi, cereali e quant'altro, quindi c'era il setacciaio che non solo faceva la vendita ma anche la riparazione, quindi era di tutto punto attrezzato con degli attrezzi che servivano appunto per la riparazione. Non possiamo non dimenticare la bicicletta del bombolaio, quello che ci portava le bombole, la bombola in casa. Andando avanti velocemente, qui abbiamo la bicicletta del venditore di bastoni, questa è una bicicletta che mi è pervenuta dall'Abruzzo e ovviamente il bastone, che insomma era un articolo molto in uso allora come adesso, però insomma... Le stampelle erano sempre di produzione del bastonaio. Una piccola chicca che fa sorridere è la bicicletta del Chierichetto, che portava l'acqua benedetta e ovviamente il candeliere e l'aspersorio, chiedo scusa, per benedire le case e quant'altro insieme al prete. Beh, ovviamente non poteva mancare la bicicletta del classico postino, che oggi gira motorizzato, però all'epoca si doveva adattare con una bicicletta tipo femminile, perché veniva usato sia dalla postina donna che dal postino uomo, e ovviamente abbiamo messo alcuni cimeli dell'epoca. Qui abbiamo la bicicletta del Concia Brocca, ed era un aspetto fondamentale dell'epoca. Quando si rompeva un vaso, un capasone, dicevamo noi, chiamavamo lo consagraste, Concia Brocca in italiano, che con questa bicicletta che insomma passava, magari aveva anche dei passaggi settimanali dal territorio, gridando lo consagraste, e allora tutte le massaie si apprestavano a riparare. Prima era un bene prezioso, un piatto, un vaso, una pignata o quant'altro. Questa è una bici che mi arriva dall'Emilia Romagna, molto bella, molto bella. Questa l'ho portata anche a Roma, però non mi è stato possibile per questioni di spazi. La bici del sarto ambulante, quindi la macchina da cucire. Sì, la macchina da cucire, e ovviamente c'aveva anche il modo per poter creare la brace con la fornacetta e il ferro da stiro per poter... Erano super attrezzati. Sì, attrezzatissimi. Devo dire, avevano un'inventiva e un modo di lavorare veramente preciso. Passando di qua, qui abbiamo, l'abbiamo visto prima, era il... questa qua è la bici del... Ecco, dal Tosta Caffè, ovviamente si tostava il caffè, si macinava e addirittura si poteva anche togliere la parte tostante e si poteva fare il caffè ambulante. Si metteva, c'era una specie di appoggino per ovviamente fare il caffè ambulante. Quindi
possiamo dire che era un bar ambulante dove si passava dalla produzione del caffè alla tostatura, alla macinatura attraverso questo macinino d'epoca, e ovviamente si tirava fuori il caffè già diciamo fresco tostato e macinato, pronto da mettere nella caffettiera napoletana. Qui abbiamo il caldarrostaio che ovviamente vendeva le castagne a peso. Qui abbiamo la bicicletta del venditore di occhiali, di lenti, e ovviamente ci aveva anche di tutto punto le gradazioni per poter misurare. Questa bici poi la vediamo davanti perché è molto bella, la bici questa fu portata anche a Roma, la bici del veterinario, ed è una Mosquito Garelli degli anni 40. Volevo anche focalizzare l'attenzione su questa bici, la Calappia Cani. Bella, la Calappia Cani, quando prima, insomma, ahimè, per tenere pulite le strade e anche i territori, perché c'era molto randagismo, c'era proprio il mestiere, che poi era uno stipendiato comunale, dove ovviamente c'aveva anche il berretto, ovviamente, del comune di appartenenza, dove ripuliva le strade da questo randagismo. Questa è una bicicletta che è apparsa anche ai Fatti Vostri di Magalli, una bici cisterna che serviva per disinfettare le strade. Ovviamente c'è la bici, ma c'è anche la carriola del disinfettatore. Questa è una bici, se vogliamo, del nostro territorio, dove un'azienda storica di Taranto, Marangiolo, l'ha allestita per poter riparare le biciclette, ed è anche una Mosquito Solex di origine francese che è stata allestita per la riparazione delle gomme. Quella è la bicicletta del banditore. Il banditore era colui il quale dava il bando di vendite, di notizie, magari anche notizie comunali, del tipo viene a mancare l'acqua, viene a mancare la luce o quant'altro. Il banditore. Qui l'orologiaio. Era anche un personaggio molto coreografico, perché quando dava queste notizie le enfatizzava. Questa è la bicicletta dell'orologiaio. È molto bello questo banchetto dove ci si lavorava addirittura anche, voglio dire, gli orologi a cipolla dell'epoca, che erano molto... Ecco, questo qua è il davanti della bicicletta del veterinario, dove si vedono anche alcuni siringoni che venivano utilizzati per andare a assistere le bestie, ovviamente nelle masserie, nei cascinali e quant'altro. Una bicicletta a cui ci tengo tantissimo, ed è ovviamente ora come ora è un mestiere oramai che appartiene al passato, è la bicicletta del Madonnaro, che era colui il quale vendeva cimeli sacri, ovviamente coroncine, e dietro era armato anche di tutto punto di gessetti, dove disegnava nel centro delle piazze dei paesi il santo del paese, e quindi diventava anche motivo per attrazione da parte di tutta la comunità, per andare a vedere il santo disegnato a terra. Ne abbiamo visitate un bel po', adesso ci abbiamo anche questa sala, la numero 3, che l'ho dedicata ad alcuni mestieri di particolare pregio. Questa è la bicicletta del fotografo. La fotografia prima era quasi un atto particolare, quando una famiglia si doveva fotografare c'era una preparazione quasi da parte di tutti i partecipanti alla fotografia, quasi di un giorno di preparativi, quando il fotografo passava e poi ripassava dopo un mese per lasciare poi la foto che avevano commissionato al fotografo. Un aspetto molto bello, perché poi c'era quelle macchine da fotografiche con la mantella, di ripresa con la mantella, e ovviamente c'è questo questo bel aspetto del passato, vedendo queste foto in bianco e nero che danno veramente il segno del tempo.
Bene Pasquale, allora facci vedere altro perché... Velocemente io voglio illustrarti questa che era la bicicletta del barbiere, barbiere che si muoveva all'epoca anche nei cascinali, nelle masserie dove la gente, in particolar modo il periodo della raccolta, il periodo del grano, il periodo della raccolta dei cereali, non potevano muoversi e quindi questo andava a portare... Il servizio a domicilio. Andava a portare la propria opera a domicilio e ovviamente con un po' di freschezza da farli assaporare a queste persone che erano presi dal loro lavoro quotidiano. Una bicicletta autoctona del nostro territorio dove addirittura c'è il mio amico che me l'ha donata, il signor De Benedictis, oramai già da qualche mese ci ha lasciato, novantenne, ed è la bicicletta dell'Arsenalotto, dove c'erano alcuni cimeli che ovviamente appartenevano a questa storia che ha fatto parte del nostro territorio. Questa bici, voglio dirlo ad Antonio l'operatore, è molto bella, dove c'è addirittura la mammara dove c'aveva il forcibe, questo attrezzo qua che serviva per estrarre. Forse anche noi, Antonio, siamo stati estratti con il forcibe. Ed è una foto molto bella quella, è finita diciamo la partorienza del neonato, c'era la mammara che si faceva la foto insieme alla partoriente. Ed è una foto tenerissima, bellissima, a cui ci di grande umanità. Di grande umanità. Questa è una bicicletta del cappellaio, questa mi arriva da una zona in cui il territorio è proprio pieno di fabbricanti di cappelli, dalle Marche, e quindi il cappellaio che vendeva e ovviamente anche riparava i cappelli in modo ambulante. Questa bicicletta del pescatore mi arriva da Molfetta, una zona di mare dove addirittura con le biciclette portava a mare ovviamente le nasse e anche alcune diciamo fiocine che servivano per la pesca. Questa è una bicicletta che è stata presente un po' in tutti i territori, ma in particolar modo nel sud, la famosa grattachecca, che era il grattagratta, dicevamo, a Taranto, che serviva per il periodo estivo di ristorarsi con ghiaccio e limone o amarena o menta, quindi si grattava il ghiaccio, si metteva in uno di questi bicchieri e ovviamente si gustava un po' questo rinfresco. Velocemente dietro di qua abbiamo la bicicletta, questa qua è una Velo Mosquito Garelli che è stata allestita negli anni 50 per la lavorazione dei finimenti dei cavalli. All'epoca, sì, agli anni 60-70, ancora diciamo le nostre strade pullulavano di questi animali domestici che ci hanno dato una gran mano nei lavori diciamo sia artigianali che agricoli che industriali. La bicicletta del professore, ed era un aspetto molto bello dei professori che andavano a insegnare nelle masserie, nelle zone un po' dislocate, nelle campagne, dove prima c'era un humus abitativo non di poco conto. Bene, una bicicletta a cui ci tengo particolarmente per il modello che è, questo qua è un cucciolo della Ducati in forza a un istituto di vigilanza della BAT, quindi Andria, Trani, da quelle parti lì, ed è l'unico cimelio che è rimasto di questa azienda che aveva in forza una decina di queste bici motorizzate. Beh, questa stanza numero 4 è dedicata ad alcuni mestieri che erano molto presenti nel nostro territorio, fra cui l'arrotino. Quando si arrivava all'arrotino si gridava l'arrotino, arrivato un mula forbici, la fila forbici, ed era anche questo un mestiere molto presente nel nostro territorio. Qui abbiamo la bici del falegname. La bici del falegname, dove era organizzato di tutto punto con dei pialletti particolari per poter smusare e fare alcuni interventi a volo anche nelle case, quindi armadi, porte e quant'altro. Questa è una bicicletta che mi arriva dal Lazio. Il famoso stagnaro, noi lo chiamiamo il lattoniere, ed era quello che ovviamente riparava tutti gli oggetti che erano un po' in uso nella vita domestica, quindi mestoli, abbiamo anche delle brocche, cioè tutto ciò che era legato al lattonieraggio.
Qui abbiamo la bicicletta di Lucconza Seggi, era colui aggiustava quale, le sedie. Ecco, aggiustava le sedie e ovviamente attraverso quell'impagliatura creava la nuova impagliatura e magari faceva anche qualche riparazione di falegname. Questa bici molto bella, che mi arriva anche dal Lazio, è la bici del maresciallo dei carabinieri ed è una Mosquito. Ed è una bici che noi l'abbiamo vista anche immortalata nel film Pane, Amore e Fantasia del grande De Sica con la Lollo Brigida, che con questa bicicletta poi cadde in un laterale di una strada e quindi sappiamo la scena come è andata avanti. Qui abbiamo la bicicletta del Lustrascarpe. Lustrascarpe proviene dalla Campania, molto diffuso, il famoso Sciuscià. Sciuscià che era colui il quale ovviamente per le strade, per le piazze, insomma si mettevano anche sugli angoli di alcuni crocicchi dove lavoravano appunto la pulizia delle scarpe. Questa è la bici del contadino e la bici della contadina con alcuni cimeli che servivano appunto per i lavori agricoli. Molto bello anche queste due bici da passeggio anni 40, questa è una bici femminile e questa è una bici maschile. Un aspetto non di poco conto è anche la bicicletta dello scrivano, in un periodo in cui storico era un grande analfabetismo, in cui la piaga nazionale era appunto l'analfabetismo, c'era chi scriveva lettere per conto di altri e l'ha immortalato anche il grande Totò quando dice che non tengo manco soldi per pagare lo scrivano, quello che gli stava commissionando la lettera, prende la carta, la fa pallina e la butta in aria perché non gli veniva pagata. Questa è la bicicletta del Norcino, colui il quale andava in giro per i cascinali e ovviamente dando una mano a macellare alcune bestie di grosso calibro, ovviamente non aveva in compenso soldi ma bensì un pezzo di lardo o un pezzo di carne dove lui stesso se la trasformava in salsiccia e la vendeva in modo ambulante. Un altro aspetto del nostro territorio era l'ombrellaio, Lucconza Ombrelle, ovviamente che e ovviamente girava più nel periodo autunnale quando imperversavano già le prime piogge. Siamo in questa stanza e Pasquale, illustraci queste meraviglie. Dottore, ha detto bene, emozionare, perché ci emoziona vedere queste biciclette che sono appartenute ai nostri avi, dove veramente ci hanno messo tutta la loro vita per, e attraverso anche queste biciclette serviva anche da sostegno per le famiglie. Non trascuriamo che le biciclette con i mestieri a bordo servivano appunto proprio per il sostentamento della famiglia. Questa è la bici in forza alla Guardia Forestale del Friuli ed aveva un particolare, aveva un doppio faro davanti e ovviamente la Guardia Forestale era anche armata e c'aveva il binocolo che serviva per sorvegliare il territorio, quindi anfratti, strade un po' più isolate e quant'altro. Qui abbiamo la bici del lampionaio, molto bella questa, e lì c'è la foto d'epoca dove il lampionaio, quando ancora non c'era energia elettrica, andava con lo stoppino ad accendere e spegnere i lampioni e ovviamente qui c'aveva anche la piccola contenitore dove ovviamente foraggiava i lampioni con il petrolio. Un aspetto molto importante, volevo dirlo, è molto bello, è questa fotografia qua, se l'operatore la inquadra, ed era il primo semaforo vivente apparso a Milano intorno a fine 800. Vede, quel signore era un semaforaio e questa penso qua, che si stancava un po'. E questo qua, questo di sopra, vedi, era proprio quell'attrezzo che lui aveva in mano, dove c'aveva il rosso che bloccava i tram e il verde per far salire alcuni carri che i carichi non potevano sostare in salita con ovviamente con il carico diciamo dei loro carretti. Andiamo avanti, vedo il settore sanitario. Beh sì, qui abbiamo veramente proprio il settore sanitario, il farmaceutico, colui il quale portava nelle farmacie portava ovviamente sia i medicinali ma anche oggetti in uso, le siringhe per le iniezioni nelle famiglie, quindi vediamo alcuni. Non c'erano i prodotti monouso, non c'erano uso e getto. Qui abbiamo la siringa in vetro,
dove ovviamente si bolliva e quindi era quella l'unica disinfezione che c'era. Qui abbiamo anche un armadietto con alcuni cimeli che il farmaceutico portava alle farmacie. Questo è un altro aspetto molto bello ed è il medico condotto ed è un moschito. Moschito dove ci sono alcuni oggetti che sono serviti appunto al medico. E qui vedo una gabbia per polli, per galline. Una gabbia per polli, sì, effettivamente era il pollivendolo ed era di origine Campania, questa mi arriva da Salerno questa bicicletta, e ovviamente c'aveva anche la bilancia perché vendeva i polli a peso ovviamente. Beh, Pasquale. Un ultimo cimelio, anzi no, un penultimo, poi l'ultimo glielo illustro dopo, era la bicicletta del bottaio. Riparava le botte. Ed era, e beh, ovviamente riparava le botte, e proviene dalla Toscana dove c'è veramente un settore vitivinicolo molto attivo, e quindi le botti erano un po', la riparazione delle botti era pane quotidiano per questi artigiani. Beh, un'ultima bicicletta, ed è un cimelio straordinario che mi arriva dalla Sicilia, da Siracusa per la precisione, la bicicletta dell'avvocato con tutti i codici, il famoso codice Rocco del periodo del fascio, dove si recava ovviamente come mezzo di trasporto, c'era la bicicletta in tribunale e ovviamente esercitava la sua professione. Bene, è il momento della conclusione, un viaggio davvero lungo, interessante, bellissimo, piacevolissimo. Possiamo dire fantastico. Fantastico. Per ragioni di tempo siamo andati così, rapidamente tra una bicicletta e l'altra, ma vogliamo dire che è così importante questo museo che Giancarlo Magalli in Rai nella sua trasmissione ha invitato forse un mesetto fa Pasquale Tripiedi lì proprio negli studi Rai. Pasquale ha portato lì alcune biciclette. Beh, penso che quello che stiamo dicendo noi, cioè la ricchezza di queste biciclette, abbia avuto la sua giusta cornice a Roma in Rai. Beh, è stata una esperienza straordinaria, molto molto sentita da parte mia, anche perché non ho voluto soltanto promuovere il Museo delle Biciclette, ma ho voluto promuovere tutto il nostro territorio. Non mi stancherò mai di dire che questo museo ha una valenza altamente educativa, quindi io invito le scolaresche, gruppi, associazioni, gruppi guidati e quant'altro a venirlo a visitare, perché veramente è un viaggio sulle due ruote a ritroso nel tempo, dove veramente su queste biciclette, diceva una volta un professore universitario che adesso non ricordo il nome che venne a visitarlo, manca solo il sudore che si è scritta la storia. Quindi io invito tutti quanti, a quelli che vedranno il programma, ma anche fatene voce anche con degli amici, a poterlo venire a visitare. Il mio numero telefonico poi è lo metteremo in sovrimpressione e quindi vi aspetto numerosi, perché è una chicca che anche il dottor Abbate non conosceva, adesso l'ha conosciuto. Io devo dire come ho scoperto il Museo delle Biciclette. L'ho scoperto intanto attraverso una bellissima mostra che si è tenuta presso la Mongolfiera di Tardi, il centro commerciale. Ma devo dire, vogliamo essere sinceri, vogliamo dirla tutta, durante la processione di Pasqua qui a San Giorgio Ionico mi sono allontanato un momento e sono passato dal locale di Pasquale. Galeotto fu quel momento, perché ho conosciuto Pasquale, ho visto il suo splendido ristorante e trattoria, e mi ha fatto vedere scappando e correndo, perché noi stavamo facendo le riprese, mi ha fatto vedere il museo etnografico dell'antica civiltà contadina. Io sono rimasto quasi quasi, non stavo più ritornando alla processione, perché ho detto no, vabbè, ora dobbiamo approfondire, dobbiamo valorizzare, e questo è il momento. Quindi ci siamo ritrovati in questo. Beh, ovviamente voglio promuovere anche questa trattoria, ma non così perché si deve promuovere, perché noi lì
mettiamo in luce un aspetto culinario del passato, quindi con le antiche ricette e tradizioni degli Ionico Salentini. C'è tanto calore della famiglia. Beh, è ovviamente tutta una gestione familiare. Il nostro sud, il nostro Salento. E quindi quando verrete, beh, no, abbiamo avuto riconoscimento da persone che sono venute da fuori, ma anche dall'estero, persone che è piaciuto molto innanzitutto il nostro cibo, ma ovviamente poi questo aspetto di voler valorizzare il passato è stato straordinario. Bene, Pasquale, tanti auguri e mi raccomando, quando arrivano altre biciclette avvisaci. La ricerca continua. Adesso come quella del gelataio si sta cercando. Sto aspettando quella del gelataio. Grazie, anzi, se qualcuno dovesse identificarlo in qualche posto, io la vado a prendere in qualsiasi angolo d'Italia. Grazie.